Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, oggi voglio parlarvi di Ducati Multistrada V4 del 2021. Anzitutto partiamo dal motore di questa nuova Ducati che è un quattro cilindri V di 90 ⁇ e con una cilindrata di 1158 cm3 e sprigiona una potenza massima di 170 cavalli a 10.500 giri. Al minuto con una coppia massima di 125 Nm a 8750 giri al minuto. La novità più importante riguarda proprio la parte alta del blocco motore, più precisamente le teste, perché questo V4 ha una distribuzione tradizionale, quindi con il richiamo delle valvole a molla che prende il posto quindi della ormai eh, collaudatissima Desmodromica, cioè con il comando che agisce per le valvole sia in apertura ma anche in chiusura. È stata una scelta radicale, naturalmente, che ha fatto discutere i puristi, ma che ha permesso di allungare gli intervalli di manutenzione. Proprio perché, con questo tipo di moto, cioè di questo segmento, eh, di solito percorre molti chilometri. Grazie a questa soluzione, la multistrada permette di fare il cambio dell'olio ogni 15.000 km e il controllo eventualmente del gioco valvole ogni 60.000 km quindi con intervalli molto più lunghi per quanto riguarda la manutenzione la multistrada non ha più poi il classico telaio a tralucci, traliccio scusate, trubi d'acciaio ma una monoscocca in alluminio anche il forcellone monobraccio ha lasciato il posto a una più tradizionale insomma, un forcellone tradizionale a due bracci poi i cerchi in lega, che qui si vedono bene nell'immagine, hanno eh, misure da 19 pollici all'anteriore e 17 al posteriore. Vogliono rappresentare appunto il fatto che la multistrada diventa più maxi enduro, quindi si avvicina a quello che è il segmento delle maxi endure, con la possibilità anche di montare dei ruoti, eh, a rag... delle ruote scusate, a raggi. Il design poi... È, eh, non è stato sostanzialmente rivoluzionato, però le linee generali sono state rinnovate proprio per esaltare ancora di più la dinamicità e la solidità del modello. All'interno si fa notare il classico becco che si vede qui bene in evidenza: che ingloba le prese d'aria e il doppio faro ispirato a quello della panigale. Anche gli aspetti aerodinamici sono stati curati in modo accurato. Infatti, fra le soluzioni più curioso. Curiose, vi sono le branchie laterali posizionate dietro al fianchetto, che hanno la funzione di deviare i flussi d'aria del guidatore e del passeggero. Infine, la capacità del serbatoio è piuttosto abbondante con i suoi 22 litri, mette il peso a secco e il 215 kg. Quindi, una moto che vedete si presenta molto gradevole anche all'aspetto visivo, con delle caratteristiche sicuramente eccellenti sia per quanto riguarda la potenza ma anche la coppia come ci ha sempre abituato Ducati bene quindi se vi è piaciuto mettete pure un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere sempre aggiornati qui sotto molto, sono molto contento se volete appunto mettere i vostri commenti grazie mille ancora ciao a tutti e buona giornata